Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Oggi vi spiegherò il segreto di quella che voi spesso definite come la mia vita perfetta. Questo è un video che nasce dal desiderio di farmi conoscere un po' di più per quella che sono davvero e in un certo senso per permettervi di venire un po' da questa parte dello schermo e non di guardarmi sempre da quella parte lì. Premetto che mi ritengo molto fortunata per tutto quello che ho ricevuto dalla vita, dalla natura, dalla famiglia, per la buona sorte che ho avuto nella mia vita, se non altro come mancanza di malasorte, mancanza di sfortuna. E credo che essere grata per tutte queste cose e apprezzarle comunque mi renda una persona abbastanza felice. Però il segreto della mia vita apparentemente perfetta in realtà è un altro. In verità la mia vita non è perfetta. E questo in realtà non perché mi manchi qualcosa, ma perché io in quanto essere umano, persona umana, con i miei pensieri, le mie preoccupazioni, le mie paranoie, mi rovino la vita, la rendo imperfetta. E credo che sia qualcosa che chi più o chi meno facciamo tutti, e io non sono un'eccezione. La mia mente, il mio cervello, la mia persona è soggetta alle stesse leggi, alle quali, è soggetta la vostra, di persona, la vostra mente. Lo so che guardando i miei video, non conoscendomi, vedendo tanti successi, tanti risultati, tanti buoni consigli, possa sembrare che la mia vita sia perfetta e che io stessa come persona sia perfetta. Ma questa impressione non è corretta, non è così. Io scelgo di condividere online i momenti in cui mi sento più felice, più euforica, più carica e cerco di trasmettervi questo spirito positivo in modo che voi possiate esserne in qualche modo influenzati in un modo positivo. Le cose che mi vedete fare nei vlog, le cose che dico, le attività alle quali mi dedico, i consigli che vi do, queste sono tutte cose reali, sono cose che faccio davvero e idee nelle quali credo davvero. Quindi questa giugissima che voi vedete online è presente in me, è una sorta di Giulia al superlativo. Giugissima è proprio la parte più gioiosa e superlativa di me e lo dice anche il nome, Giugissima. So che voi vedete sempre solo Giugissima, ma insieme a Giugissima, da questa parte della telecamera, da questa parte dello schermo, c'è anche una persona che non è sempre carica a mille, non è sempre superlativa, una persona che ha momenti no come li abbiamo tutti. Chiaramente i momenti in cui decido di filmare un video da caricare online sono i momenti in cui mi sento meglio, in cui ho cose belle da condividere e voglio darvi la carica. Ed è anche vero che io mi sento così la maggior parte del tempo, cioè in generale mi sento abbastanza bene nella mia quotidianità, non ho grossi problemi, ma comunque ci sono momenti di tanto in tanto in cui mi sento stanca, mi sento abbattuta perché qualcosa è andato storto o semplicemente mi sento demotivata. Succede anche a me. E il fatto che su Instagram vediate sempre foto colorate sul mio profilo, non significa che io stia vivendo quelle cose lì in quel momento. Come potete immaginare, anch'io sono stata in lockdown per la maggior parte dell'anno passato e tutte le foto che vedete di viaggi e posti meravigliosi sono foto che ho scattato tempo fa. Quelle foto sono vere, non sono costruite, non è un fotomontaggio, però comunque è una rievocazione di momenti passati, perché nel momento presente anch'io sono in lockdown esattamente come voi. E di solito pubblicare una bella foto di un momento passato per me è un modo per ripensare a quel momento, per essere grata di quello che ho ricevuto in passato, di quello che ho provato, per riassaporare un buon ricordo, per condividerlo e in qualche modo per sentire meno il peso che può esserci nel momento presente. Anche i miei consigli di studio, le tecniche di produttività, gli spunti di crescita personale sono cose in cui credo realmente e sono principi ai quali cerco di ispirare la mia vita quotidiana per migliorare, per diventare più brava in alcune cose e per sentirmi meglio, in relazione ad altre. Ma tutte queste cose, tutti questi consigli che io condivido con voi non sono cose che riesco a mettere in pratica in maniera perfetta ogni singolo giorno. Quello che vedete online è quello a cui io aspiro e che voglio condividere con voi perché secondo me ha valore e in parte mi ha già dato risultati.
ma non è lo specchio del modo in cui io riesco a vivere la mia vita ogni singolo giorno. Anche io nella mia quotidianità ho problemi piccoli o grandi, a volte si tratta di cose veramente stupide sul piano materiale, per esempio mi si buca la ruota della bici, oppure sto asciugando un bicchiere e va in mille pezzi, oppure c'è internet che non funziona. Queste sono tutte cose stupide alle quali spesso non riesco a reagire nel modo stoico e distaccato che vorrei, a volte mi arrabbio perché magari queste cose mi fanno perdere tempo. Anch'io ho tutti questi pensieri e si sono manifestati nel corso della mia vita in modi diversi. Per alcuni periodi è stata più un'insicurezza legata al mio corpo, sebbene magari tante persone mi dicessero che avevo un bel fisico, che stavo bene, però non mi sentivo in pace con il mio corpo e non necessariamente perché volessi essere più magra, era semplicemente un fatto di non essere a mio agio con me stessa. Questo non mi ha mai portato a disturbi, problemi alimentari, non è mai stato sotto quel punto di vista, ma in generale non ero pienamente soddisfatta anche in relazione ai miei capelli, ad esempio. I miei capelli, il fatto che fossero così diversi dai capelli delle altre persone mi ha richiesto un po' di tempo per adattarmi, per convincermi che andava bene avere i capelli così, non dovevo necessariamente averli lisci anch'io e potevo lasciarli un pochino più selvaggi. Sono tutte piccole cose che ho affrontato anch'io. E anche ad esempio sul piano delle lingue, io non ho sempre avuto quello che a volte avete definito l'altro giorno l'accento perfetto che ho oggi. La mia pronuncia non era così buona quando ero al liceo, non era così buona prima che ci lavorassi così tanto. Oggi sono contenta del mio livello di inglese, ma all'epoca non lo ero. Al primo progetto che ho fatto in inglese all'università, al primo anno di università, mi vergognavo del mio livello di inglese. Non necessariamente perché il livello degli altri fosse più alto, lo era per alcuni, non lo era per altri, ma perché non mi sentivo all'altezza. Ed è proprio questo il fatto. Spesso succede, penso a molte persone, è successo anche a me, non mi sono sentita all'altezza della situazione, benché non ci fosse nessun motivo evidente che non mi facesse essere all'altezza. Con il tempo alcune di queste sensazioni sono andate via. Tuttora vi confesso che se mi trovo a parlare in danese di fronte a persone che non conosco molto bene, magari davanti a un pubblico un pochino più folto, comunque mi prende l'ansia, un po' emozione, ma un po' è anche paura di fare una brutta figura. E comunque anche sul lavoro, quando ho iniziato a lavorare da neolaureata, mi sentivo in difetto, mi sembrava che all'università non avevo studiato abbastanza, non avevo imparato abbastanza per affrontare quello che doveva essere il mio lavoro, non riuscivo a dare il contributo che volevo. Poi in realtà nessuno mi ha mai fatto notare queste cose, nessuno è mai stato insoddisfatto delle mie prestazioni. E questo non perché io sia perfetta, io abbia sempre fatto tutto bene, ma perché mi sono resa conto che ognuno in realtà è focalizzato su se stesso, cioè tutte queste insicurezze che io ho avuto in relazione a me stessa, ciascun'altra persona ce l'ha in relazione a se stessa. E quindi siamo tutti molto concentrati su noi stessi e non notiamo necessariamente tutti i piccoli errori che fanno gli altri. Quindi in generale molto spesso queste cose sono soltanto nella nostra mente, però con questo video vi voglio dire che anche io ho tutti questi pensieri, non siete da soli, io sono esattamente come voi. E ci sono momenti in cui sono stanca, non ho voglia di fare nulla, momenti in cui sono semplicemente stanca mentalmente e non mi sento motivata. Poi seguo determinate tecniche che ho anche condiviso con voi per motivarmi, inizio a fare quello che devo fare, poi la motivazione arriva, però le tecniche sono una cosa, il punto di partenza è un altro. Io cerco di imparare a superare meglio i momenti negativi e cerco di condividere con voi le tecniche che trovo più utili, ma comunque ho anch'io quei momenti negativi. Quindi non lasciatevi ingannare dalle apparenze per quanto riguarda me e per quanto riguarda qualunque altra persona che si presenta a voi come perfetta online o nella vita reale, perché la perfezione non esiste, perché nessuno è sempre al grado superlativo. Lo scopo di questo canale, lo scopo di Giugissima, e forse l'avrei dovuto rendere
rendere più esplicito prima, non è quello di proporvi un ideale di vita perfetto e di farvi sentire inferiori, inadeguati. L'obiettivo di Giugissima è quello di mostrarvi una persona che ha avuto e ha ancora determinate insicurezze, che ha lavorato sodo, si è impegnata e ha ottenuto dei risultati. Ma quello che veramente voglio condividere è tutto ciò che quella persona insicura ha imparato durante il suo percorso, il percorso che mi ha portata fino qui, quindi voglio condividerlo sperando che possa aiutarvi, e continuerò a condividere tutti i piccoli passi in avanti che farò, tutte le cose nuove che imparerò, perché ho veramente tante cose da imparare. Io non voglio mostrarvi una destinazione, qualcosa a cui dovete ambire, io voglio mostrarvi un percorso che spero faremo insieme. Per rispondere quindi al quesito, che poi è il titolo di questo video, il segreto della mia vita perfetta è che la mia vita non è perfetta, perché la perfezione non esiste, e questa sembra una frase fatta, tutti l'abbiamo sentita almeno una volta, ma penso che non sia così evidente, perché quando ci si confronta con immagini di persone che hanno una vita apparentemente perfetta, spesso ci si scorda che la perfezione non esiste. Credo sia importante parlare dei momenti negativi, accettare che ci sono momenti no, che ci sono momenti in cui siamo demotivati, ed è proprio secondo me da questa accettazione, dalla mancanza di giudizio negativo sui momenti che sono già negativi, che nasce un po' di serenità in più. Posso dirvi che anche quando mi sento giù di morale, accettare quella sensazione, quello stato d'animo, senza giudicarlo, senza condannarlo, ma semplicemente accettando che esso esiste ed è una parte di me in quel momento, mi fa sentire meglio, perché non mette troppo peso sulla persona che dovrei essere e mi permette di vivere la mia vita in base alla persona che sono. Quindi oggi spero di essere riuscita a portarvi un po' di più da questa parte della telecamera, un po' più vicino a me, e vorrei che mi faceste sapere nei commenti che cosa ne pensate di quello che ho detto, se avete qualche suggerimento in più, se avete qualche considerazione che volete condividere con la community. Spero che questo video un po' più sentimentale del solito vi sia piaciuto, e io vi mando un abbraccio più forte del solito e ci vediamo nel prossimo video.